Iniziamo oggi un viaggio alla scoperta delle nostre origini. Inizieremo proprio dal Colle di San Pietro, perché è lì che è nata la città di Verona. Ci troviamo adesso sulla sommità del Colle di San Pietro. Qui a partire dal IX secolo a.C. si insediarono degli abitanti. Non sappiamo bene quale tipo di gruppi fossero, però le fonti storiche ci parlano di Veneti, di Reti, i quali sfruttarono sicuramente quella che era la posizione proprio del Colle. Si trattava di una posizione strategica, in quanto, come già potete vedere anche voi, si riusciva ad osservare tutto il territorio circostante. Fonte principale della vita era senz'altro l'Adige che ovviamente scorre dietro le nostre spalle. Una leggenda dice che, innamoratosi di questa area, l'Adige l'abbia abbracciata completamente ed infatti si riesce ad intravedere una sorta di S che tende ad abbracciare tutto il territorio della città di Verona. Ora, questo primo villaggio che qui avevamo era semplicemente formato da delle capanne, capanne probabilmente costruite con della paglia, con della legna, e delle quali non ci rimane assolutamente niente. Possiamo semplicemente dire che certamente questo luogo venne poi sfruttato ulteriormente anche dai romani che qui si insediarono quando nel II secolo a.C. si costruì la via Postumia. La via Postumia venne costruita a partire dal 148 a.C., partiva da Genova ed arrivava fino ad Aquileia. Nel suo tragitto ovviamente attraversava quest'area che appunto aveva già visto questi insediamenti. Certamente i romani non si lasciarono sfuggire questa occasione e decisero di fermarsi qui. Una prima colonia latina venne costruita nel primo secolo a.C. e si venne proprio a posizionare su questo colle. In seguito, quando nel 49 a.C. Verona ottenne il riconoscimento di municipio romano, si decise di smantellare la colonia latina che qui si aveva e di costruire la nuova città al di là del fiume, all'interno proprio dell'ansa del fiume Adige. Quindi noi cercheremo proprio di vedere poi come la città è sorta, cercando anche di capire il sistema, l'impianto urbanistico che i romani adottarono. Ci spostiamo adesso, scenderemo da quello che è appunto il Colle di San Pietro per riuscire a capire un po' come quella vecchia colonia latina si sia evoluta e come abbia dato origine poi questo luogo al complesso monumentale del Teatro Romano di Verona. Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get and it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure.
I just hope you realize what my heart is going through. How long must this feeling go? Ecco, scesi dal Colle di San Pietro, ci apprestiamo adesso ad entrare all'interno del Teatro Romano, dove avremo la possibilità appunto di scoprire la storia di questo monumento. Must this feeling go on, waiting for the night, waiting for the right time to come? Ci troviamo adesso all'interno del Teatro Romano. Ora, ovviamente la struttura che abbiamo di fronte è leggermente diversa rispetto al monumento che avevamo una volta, però prima della costruzione del teatro, qui come abbiamo già detto prima, esisteva una colonia latina, era la famosa città di Catullo, cioè la città appunto dei Valeri, città che in sostanza era anche protetta da una sorta di struttura fortificata. Infatti qui nelle vicinanze sono stati ritrovati dei resti di muratura che andavano a proteggere questo primo insediamento romano. Nel 49 a.C. Verona ottiene il riconoscimento ufficiale, diventa un municipio romano. Di conseguenza i romani pensarono bene di creare una nuova città al di là del fiume, all'interno dell'Ansa, utilizzando quel tipico impianto con quegli assi ortogonali che poi vennero ovviamente allargati, ampliati. Ora la vecchia colonia latina si smantellò e poi piano piano si costruì il Teatro Romano. Teatro che non si componeva soltanto di un unico edificio, ma bensì era caratterizzato dalla presenza di passeggiate che conducevano a delle terrazze fino alla sommità del colle dove esisteva un tempio. Non si sa a quale divinità questo tempio fosse dedicato, però certamente l'impatto visivo che si aveva era eccezionale, era veramente monumentale. Il teatro come edificio si divideva in tre parti. Avevamo ovviamente la scena, il fronte scenico rivolto verso gli spettatori, l'orchestra e ovviamente la cavea dove mi trovo io seduta in questo momento. Quindi tre erano le parti che lo componevano. Al di sopra della cavea si trovava poi una sorta di grotta scavata all'interno del colle e sopra di esso un loggiato. Must I stand the pain and how long? Quello che ci rimane dell'edificio scenico sono queste povere mura che ovviamente vedete dietro le mie spalle. Si tratta sostanzialmente di una struttura che era stata costruita con l'impiego di blocchi di tufo. Il colle stesso di San Pietro è costituito proprio da blocchi di tufo, cioè un tipo di pietra abbastanza tenera che infatti mostra evidentemente i segni lasciati dal tempo. Ora, voi dovete immaginare questo edificio abbellito, rivestito completamente da lastre di marmo, in quanto i romani non volevano assolutamente vedere una struttura così povera. Al di sotto di quello che era il palcoscenico, ovviamente rivestito con una pedana di legno, si trovava la fossa scenica, che qui vedete ovviamente qua sotto, suddivisa in due settori. All'interno della fossa scenica venivano apprestati quelli che erano degli effetti speciali per le rappresentazioni teatrali, mentre invece nella parte più stretta, quindi qui vicino a me, si trovavano dei blocchi di pietra con dei fori quadrangolari che servivano per ospitare le strutture che reggevano l'auleum. Stiamo parlando di quello che era il sipario, che ovviamente si abbassava e si alzava durante le rappresentazioni. I frammenti che voi vedete disposti qui in questo piccolo giardinetto testimoniano la ricchezza proprio che il teatro romano aveva. Si trovano dei bellissimi esempi di capitelli ionici, come possiamo vedere, che andavano a rivestire l'edificio scenico rivolto verso l'Adige, verso il fiume. Proprio questi elementi ci hanno anche permesso di capire a quando risale il teatro romano. Probabilmente venne costruito nell'ultimo quarto del primo secolo a.C. per celebrare un'importantissima vittoria che ovviamente i romani avevano avuto. Quindi siamo nel periodo in cui governava l'imperatore Augusto. Nel momento in cui i romani dovettero costruire il teatro, pensarono bene di sfruttare quello che era il pendio del Colle di San Pietro. La parte centrale, come appunto vedremo,
si venne ad appoggiare al pendio, mentre invece la parte laterale venne sorretta da questi muri radiali che erano stati costruiti grazie ad un impasto che vedeva all'interno ciottoli di fiume, scaglie di pietra, rivestiti lateralmente da dei muretti fatti di mattoncini di tufo. L'altezza dei muri radiali ci può dare un'idea delle dimensioni che il teatro aveva. Raggiungeva infatti l'altezza notevole di circa 30 metri, al quale poi ovviamente venivano a collegarsi tutte quelle passeggiate, quelle rampe che portavano alla sommità del colle, per un'estensione totale di circa 60 metri. Quindi veramente si trattava di un edificio notevole. Per entrare all'interno del Teatro Romano, gli spettatori avevano due possibilità: o seguivano questo viale, questa sorta di corridoio coperto che veniva chiamato Aditus e che aveva poi sopra di esso una sorta di palco d'onore, oppure si dirigeva verso le scalinate laterali che portavano alla parte più alta proprio del teatro. Anche se oggi il teatro è allestito per l'estate teatrale veronese, possiamo comunque avere un'idea di come doveva essere all'interno una volta. A parte quello che era l'edificio scenico, si può benissimo intravedere quella che è la struttura semicircolare dell'orchestra, che veniva ad ospitare i seggi per i personaggi più importanti della città di Verona. Poi ovviamente sul retro c'era la cave, suddivisa in due settori, una cave inferiore, dove mi trovo io, e una cave ovviamente superiore, posizionata più in alto. Mi trovo ora in quello che era il corridoio di passaggio che permetteva agli spettatori di passare dalla cave inferiore alla cave superiore. Di questa purtroppo non rimane più nulla, però si è pensato di lasciare visibile il pendio naturale del colle dove appunto veniva ad appoggiarsi. Ad abbellire il teatro vi erano anche alcuni elementi particolari, come questa chiave di volta che vedete posizionata qui sopra l'arco, la quale raffigura una protometeorina, simbolo di potenza che quindi veniva un po' anche a proteggere la struttura stessa del teatro. Posizionata al di sopra di quella che era la cavea superiore, esisteva una grotta scavata interamente all'interno del tuffo del colle. A coronamento di essa esisteva questa loggia che voi vedete qui vicino a me, che è stata posizionata non ovviamente all'altezza originale, ma quasi. All'interno di questi archi ci sono ovviamente scolpiti i nomi delle famiglie che probabilmente, oltre ad aver donato soldi per la costruzione del teatro, avevano anche pensato di riservarsi dei posti all'interno dello stesso. Qui infatti vediamo il nome della famiglia dei Gavi, molto importante per la città di Verona in epoca romana. L'impatto visivo che i romani dovevano avere, ovviamente dalla città, doveva essere eccezionale, visto che il teatro venne proprio costruito tra i due ponti romani che esistevano, il ponte Pietra, che andava a sostituire una precedente struttura di legno che già esisteva ancora prima dell'arrivo dei romani, e il ponte Postumio, che si trovava dove oggi abbiamo l'abside della chiesa di Sant'Anastasia. Purtroppo di quel ponte non esiste più nulla, in quanto l'Adige lo ha danneggiato nel corso dei secoli e già proprio nel X secolo appariva come ponte rotto, così come ovviamente è visibile dai documenti. A partire dal tardo 400, sui resti del teatro romano venne edificato un convento, che è quello all'interno del quale noi ci troviamo. È interessante vedere come in quella che era l'antica portineria del convento sia ancora visibile quella bellissima intercapedine che i romani crearono per evitare che le infiltrazioni all'interno del colle stesso andassero a danneggiare la struttura del teatro. Questa intercapedine
Era lunga più di 100 metri, era profonda circa 18 e per evitare che una volta tagliato il colle questo potesse ricadere su se stesso, pensarono bene di posizionare dei grossi blocchi di pietra che sono ancora oggi visibili. Infatti sul fondo di questa intercapedine, lastricata con delle lastre di pietra, si può ancora oggi vedere scorrere l'acqua che è ovviamente il risultato delle infiltrazioni che si presentano ancora nel colle stesso. In questa sala, detta delle iscrizioni sacre perché si conservano tantissime aree votive provenienti dal territorio veronese, ritroviamo anche frammenti che provengono dall'area del teatro. Possiamo notare proprio la ricchezza decorativa che il teatro stesso aveva. Inoltre possiamo anche vedere questo mosaico ritrovato in Piazza Bra, molto particolare perché sicuramente rappresenta la figura di Dioniso. Il nome che compare, Zeta Roropes, vorrebbe significare che viva Roropes. Certamente comunque il fatto di avere questi mosaici all'interno della città policromi testimonia anche la ricchezza che la città di Verona aveva. Salendo dalla sala delle iscrizioni sacre, giungiamo all'interno di questo chiostro quattrocentesco che apparteneva ai Gesuati. Si chiamavano così perché invocavano frequentemente Gesù. E si tratta ovviamente di un chiostro che conserva ancora nelle volte a crociera gli stucchi originali. Qui, all'interno del chiostro, si conservano tantissimi elementi che provengono dai cimiteri, dalle necropoli ovviamente romane che erano sparse per il territorio veronese. Come potete vedere, appunto, un po' ovunque. All'interno delle necropoli romane, che di solito erano posizionate all'esterno della città e lungo le strade consolari per motivi di igiene, si potevano trovare dei recinti funerari. Questi al loro ingresso avevano dei cippi, i quali avevano la parte inferiore interrata, mentre invece la parte superiore poteva avere delle raffigurazioni particolari, come questo Erote, cioè questa sorta di fanciullo alato, che appoggia la manina delicatamente sulla guancia in segno malinconico, in quanto la persona ovviamente è morta, e la fiaccola sempre rivolta verso il basso a simboleggiare che la vita si è spenta. Altra tipologia di monumento funerario era proprio la stele che veniva ad avere il nome del defunto. Altri elementi tipici delle stele funerarie potevano essere questi elementi decorativi, che però avevano anche una loro funzione simbolica, quale la medusa, che aveva una funzione apotropaica, cioè di protezione, quindi contro il tentativo di violare il sepolcro stesso, e i delfini che accompagnavano di solito i defunti nel loro viaggio dell'aldilà. Molto particolare ed interessante invece questa iscrizione che si ritrova, la quale era una sorta di imprecazione contro chi tentasse di violare i sepolcri in una particolare maniera, cioè chi magari voleva fare i propri bisogni corporali all'interno dei cimiteri poteva venire punito attraverso la privazione della vista. Ci troviamo ora all'interno della cappella del convento dei Gesuati, intitolata San Gerolamo. Qui vengono ospitate delle mostre temporanee che mettono proprio in evidenza i reperti archeologici provenienti proprio dal teatro romano. All'interno di queste teche attualmente potete vedere alcuni frammenti di oscilla, cioè di elementi decorativi che pendevano dalle arcate presenti all'interno del teatro stesso. E invece davanti a voi qui si trova ben visibile il mosaico più antico rinvenuto qui in città. Proviene da Piazza Portichetti e si tratta di un mosaico scutulato, il quale ovviamente presenta tessere bianche e nere, ma anche frammenti di marmo. Interessante è anche ovviamente il soffitto di questa cappella, soffitto che ovviamente è a cassettoni dipinti e un tipo di soffitto che fra l'altro riscosse molto successo all'epoca, tanto che il vescovo di Verona cercava di invitare appunto tutti a soffittare alla maniera dei Gesuati. Poche sono le tracce di affreschi che ancora si conservano, opera di Giovanni Francesco Carotto e datate proprio agli inizi del 1500. Usciti dalla cappella di San Gerolamo ci troviamo all'interno della grande terrazza.
terrazza che poi vedeva le rampe di accesso e che partivano fino a condurre alla sommità del colle. Ora, i romani, per giungere proprio alla sommità, seguivano delle passeggiate, ma per evitare anche di vedere il colle così spoglio, avevano pensato di rivestirlo con dei mattoncini sempre di tufo. Infatti, non a caso, ancora oggi ben visibili, ci sono delle nicchie e delle semicolonne che sono state recentemente restaurate. All'interno della grande terrazza si trova scavata proprio nel colle questo ninfeo. Qui vediamo le tre aperture rettangolari di questo luogo, che probabilmente era collegato anche ad un tempio dedicato a divinità egizie. Stiamo parlando di Iside e Serapide. Infatti in quest'area proprio del teatro romano sono stati ritrovati alcuni frammenti appartenenti a questo tempio. Quindi non è possibile pensare che il tempio che si trovava una volta sulla sommità del colle fosse intitolato ad Iside e Serapide, ma bensì durante gli ultimi studi è stato localizzato proprio in quest'area. Anche perché Iside e Serapide avevano il loro culto legato all'acqua e, come se non bastasse, qui proprio all'interno di questo ninfeo si può vedere come si trovava una sorta di piccola fontanella che appunto faceva giungere l'acqua qui. Vicino al ninfeo, più in basso, si ritrova anche una grotta dove veniva raccolta proprio l'acqua. E dobbiamo anche considerare il fatto che i gesuati stessi sfruttarono queste strutture di epoca romana, in quanto erano molto abili nel preparare medicinali, quindi l'acqua per loro era veramente essenziale. Ci spostiamo adesso all'interno del refettorio, dove sono conservate le statue rinvenute in città. All'interno del refettorio, come già vi ho detto prima, si trovano degli elementi importantissimi proprio per la città di Verona, come questa statua. Questa è la copia di un originale greco che andava ad abbellire il Partenone, niente poco di meno che una statua che apparteneva alla grande mano di Fidia. Potete vedere proprio la caratteristica particolare del drappeggio, cioè della veste che questa signora romana si era fatta appunto ritrarre per avere questa statua, sicuramente a scopo funerario. Proseguendo nel nostro percorso, ritroviamo anche qui altri due esempi di statuaria di epoca romana. Come potrete notare, la maggior parte delle statue romane è priva della testa. Questo perché nelle officine dove si scolpivano appunto queste statue era consuetudine lasciare vuoto lo spazio per poi inserirvi la testa, per un motivo, perché i committenti variavano, erano diversi. Quindi nelle officine si preparavano già delle tipologie di modelli che a loro volta venivano poi impiegati su richiesta proprio dei committenti stessi. Da Vicolo Balena provengono invece questi bellissimi mosaici policromi che risalgono al III secolo d.C. Vicino ad essi troviamo un modellino del teatro romano eseguito su quello che era il disegno ricostruttivo di Andrea Palladio. Anche se non è esattamente come si presenta, o meglio come si presentava il teatro dagli ultimi studi, comunque ci può dare un'idea del complesso monumentale proprio del Colle di San Pietro. Ci spostiamo adesso all'interno delle cellette, dove sono conservati bronzetti, vetri, che sono stati ritrovati sempre nel territorio veronese.
Questi recipienti in vetro, provenienti dal territorio veronese, erano utilizzati nell'età romana imperiale all'interno delle case, per la toiletta, la mensa e il trasporto dei liquidi, e addirittura nelle onoranze riservate ai defunti, che venivano poi lavati e cosparsi di unguenti profumati prima del seppellimento e della cremazione. Sono visibili infatti tantissimi balsamari di colori diversi, proprio sul ripiano all'interno di questa teca. Dal Pestrino viene questa testa di bronzo di un personaggio importante della città di Verona. Da notare come i Romani, a differenza dei Greci, cercassero di realizzare proprio dei ritratti realistici delle persone, quindi non enfatizzando la bellezza, ma bensì ritraendo la persona esattamente com'era. Tutta l'area del Teatro Romano era ricoperta fino alla prima metà del 1800 da edifici che si sono sovrapposti ad esso nel corso dei secoli. Era ben visibile anche la chiesa dei Santi Siro e Libera che vedete qui dietro alle mie spalle. È stato grazie all'intervento di Andrea Monga, un ricco commerciante, che tutta l'area è stata riscoperta grazie a degli scavi che sono stati condotti dagli anni 30 agli anni 40, proprio sempre dal XIX secolo. Poi l'opera è stata completata dal Comune di Verona, il quale ha acquisito nel 1900 il resto degli edifici, li ha abbattuti e ha riportato alla luce i resti del Teatro Romano. A completare il grande complesso monumentale del Teatro Romano si trovava vicino ad esso l'Odeon. Si tratta di un piccolo edificio con la struttura semicircolare che veniva utilizzato proprio per le audizioni musicali, a differenza invece del teatro che veniva utilizzato per le commedie e ovviamente le tragedie. Qui davanti a me trovate quello che rimane dell'Odeon, dell'ingresso appunto a questo edificio, che è collocato nell'attuale piazza Martiri della Libertà. Dopo questa lunga visita al Museo Archeologico e al Teatro Romano, concludiamo qui il nostro primo appuntamento. Proseguiremo la settimana prossima ripartendo da qui, da Ponte Pietra, che vedete dietro le mie spalle.